Di questa stella che si rifà ad una produzione di maglioni firmati dallo stilista Brunello Cucinelli, basterà una lana. Io ho utilizzato questa che è un gomitolo di Bravissimo, il filato della Tessiland, che è risultato essere perfetto per questo tipo di realizzazione, in quanto molto morbido ed elegantissimo nel colore. La realizzazione di questa stella è frutto della collaborazione con Susi Brengola. Ha chiesto che venisse realizzata questa stella per tutti coloro che sono iscritti al gruppo di cui anch'io ho il piacere di far parte, e questo è un lavoro inizialmente riservato solo a coloro che sono iscritti al gruppo. Successivamente lo pubblicherò anch'io sul mio canale YouTube. Per lavorare ed ottenere questo effetto così morbido, e per non avere difficoltà nella lavorazione, perché questo tipo di effetto viene ottenuto con dei punti un po' particolari in alcuni tratti del lavoro, io ho utilizzato un numero 5 di uncinetto, anche se questa lana richiederebbe qualche numero in meno. Questo perché dovendo lavorare in costa, in alcuni tratti dobbiamo realizzare la maglia bassissima rialzata, che richiede un movimento dell'uncinetto particolare che poi vi mostrerò, e in più una maglia bassissima termica, questo ci viene facilitato con un uncinetto di numero superiore. Inoltre sarà buona cosa lavorare in maniera molto lenta, morbida, perché altrimenti il lavoro ha un effetto molto asciutto, tirato. Io sono contentissima di aver collaborato con Susi per questa stella e spero che vi piaccia. Colgo l'occasione per fare gli auguri di buon compleanno alla nostra cara amica Susi. Lasciamo una codina un po' più lunga rispetto a quanto facciamo di solito. Prendiamo il cappietto, inseriamo l'uncinetto normalmente e realizziamo 20 catenelle. La ventesima ci serve per girare. Ripassiamo tutta la catenella a maglia bassissima per 19 punti. Quindi inseriamo l'uncinetto nell'asola della catenella e tiriamo fuori il filo chiudendo il punto. Questo è il punto bassissimo, come ve lo mostro. Torniamo indietro.
Facciamo una catenella, torniamo sui nostri passi. Ora dobbiamo lavorare al centro dell'asola prendendo solo la costa retro del punto. Questo lo faremo sempre. Facciamo 7 maglie bassissime. Ora prendiamo il filo sull'uncinetto e sempre in costa retro realizziamo una maglia bassissima rialzata. Quindi prendiamo il filo e attenzione, a questo punto l'uncinetto non potrebbe passare come facciamo di solito, quindi lo rigiriamo verso il retro del lavoro e facciamo uscire il punto. Facciamo questo per 5 punti, quindi 2, 4. Sempre in costa retro. Catenella per voltare, 7 maglie bassissime in costa retro, quindi 1, 3, 4, 5, 6, catenella per voltare, 4 maglie bassissime rialzate, come vi ho mostrato prima, quindi una, catenella. Ora ripercorriamo tutto fino all'inizio, quindi sono 11 punti che faremo a maglia bassissima. Solo una particolarità, quindi una, due, quattro. Attenzione a non saltare questo punto. Ora abbiamo questo gradino e dobbiamo scendere giù. Inseriamo l'uncinetto qui in questo ponticello che si forma e poi nel punto sottostante e realizziamo la maglia bassissima. A seguire tutte fino alla prima per un totale di 11. Non dimentichiamo mai questa. Catenella, voltiamo, 17 maglie bassissime, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, nove. Ora qui abbiamo il gradino, quindi entriamo nel ponticello, entriamo qui, e finiamo qui, un altro gradino, quindi scendiamo, prendiamo sempre l'asola esterna della catenella, e ci fermiamo a 2 punti dalla fine.
per un totale di 17 maglie bassissime. Ci fermiamo qui. Questa codina ci servirà poi se intendiamo cucire una margherita all'altra. Catenella, voltiamo il lavoro, ripercorriamo tutto il giro con 17 maglie bassissime. Quindi di nuovo, uno per uno in costa retro, facciamo quest'ultimo giro per il petalo della margherita. Come vedete, abbiamo ottenuto con questi giri accorciati questa onda che va a disegnare il petalo del nostro fiore. Ora abbiamo completato tutti i giri di andata e ritorno, dobbiamo dare origine ad un altro petalo della margherita. Quindi prima di voltare sempre una catenella, realizziamo 7 maglie bassissime, quindi una, due, tre, sette. A questo punto realizziamo una maglia bassissima termica. Termica significa che prendiamo questa asola sempre la costa retro. In più dobbiamo prendere anche l'asola del giro sottostante, così, e chiudere la maglia bassissima normalmente. Otterremo questo che praticamente ci evita nel tirare l'altro petalo che verrà a crearsi, evitiamo che si crei un buco. Poi continuiamo con 12 catenelle. Voltiamo il lavoro e ripercorriamo le 12 catenelle a maglia bassissima. Arrivati qui in corrispondenza con la maglia termica che abbiamo fatto prima, continuiamo a maglia bassissima in costa retro fino all'inizio del giro. Arrivati a questo punto, non ci resta che rifare tutti i giri dal terzo in poi fino a ricostruire di nuovo un petalo. Quindi adesso tornando faremo le 7 maglie bassissime più le 5 maglie bassissime rialzate, le 7 maglie bassissime e così via.
fino ad arrivare poi alla fine del petalo e aver diciamo costruito la margherita aperta. Dopo che avremo ripetuto i giri che, come vi ho mostrato, e aver costruito i 6 petali della margherita, ci ritroveremo in questa situazione. Io ho tagliato una codina molto molto lunga, almeno una quarantina di centimetri, e adesso ci troviamo qui all'inizio e abbiamo la parte dritta della margherita, dove ci sono tutte queste piccole onde che non sono altro che le catenelle di fine giro. Ora dobbiamo entrare con l'uncinetto, con un po' di pazienza entriamo qui in questi ponticelli e prendiamo sull'uncinetto, carichiamo questi ponticelli uno ad uno . Mi raccomando, prendete solo un'asola, non vi confondete, non prendete più di un'asola, altrimenti il lavoro tenderà a torcere e questa cosa noi non la vogliamo. Quindi una volta che avremo preso tutte le asole sull'uncinetto, prendiamo il filo della codina e lo carichiamo sull'uncinetto. Poi, facendo attenzione a ritornare indietro senza tirare i fili, stringiamo più possibile e chiudiamo con una catenella. Ora vi mostro, il lavoro sta prendendo la sua forma. Ora dobbiamo cucire il primo con l'ultimo petalo. Dobbiamo prendere le asole sempre in costa, prendiamo le due coste baciate, quindi le coste che si toccano, e chiudiamo a maglia bassissima. Quindi prendiamo questa costa, sempre la costa retro, diciamo, per quanto riguarda la parte che è verso di noi, e la costa baciata dall'altra parte, e chiudiamo a maglia bassissima. Facciamo per 7 punti, quindi siamo al terzo, quarto, quinto, e settimo punto. Punto di sicurezza sempre. Ed ecco qui, abbiamo la nostra fantastica margherita.
Io, per la verità, più che da questo lato, preferisco questo, cioè la parte dove poi rende più visibile le trame dei giri e le coste del lavoro. Ed è un effetto davvero, davvero bellissimo. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi lascio, vi saluto e ringrazio Susi che ha voluto suggerire questo bellissimo lavoro. Grazie, ciao.